L'Oktoberfest. Ma l'Oktoberfest è una cosa che non mi ha mai interessato, innanzitutto perché basta che bevo un boccale di birra e vado, insomma, vado in escandescenza. Quindi... Preferisci il vino? No, neanche lo No, in generale non reggi. reggo nulla, basta poco per... Per partire. Sì. La musica reggae? Ecco, qua proprio è un altro tasto strano perché non è una musica che sento molto nelle mie corde. Miles Davis. Miles Davis è un altro tasto particolare, è ovviamente un grande musicista, questa è una circostanza oggettiva e storica, anche se io purtroppo ho l'handicap di non amare il jazz, quindi so che Cioè, insomma, sei un'icona, insomma, sì, no, ma non c'è nulla da dire su di lui, solo che è un genere che non ascolto molto, che non seguo purtroppo. Molti mi dicono, perché io tra l'altro ho molti amici jazzisti, anche bravi, a cui sono molto legato, molti mi dicono che magari a 40 anni verrà questo momento, avrò l'illuminazione del Ma tu jazz. adesso che musica ascolti? Adesso mi sto aprendo comunque a generi più diffusi. Prima andavo magari a ricercare cose meno diffuse, eccetera, eccetera. Invece adesso sto scoprendo, per esempio, una grande passione per i REM, soprattutto quelli dei primi momenti, e di Björk. Riccardo, tu di che segno sei? Io sono cancro. Ah, come Ah, sì? me. Ti leggo l'oroscopo di oggi. Leggiamoci Leggiamoci l'oroscopo. l'oroscopo. Intensa creatività oggi assolutamente da esprimere in ogni dove, creando, viaggiando, rapportandosi al mondo sconfinato che vedete davanti a voi. Cercate di relazionarvi con più gente possibile, meglio se sconosciuta o lontana dal solito ambiente. Innamoramenti in vista. In realtà, com'è andata la tua giornata? Volevo sapere se coincide questo oroscopo, insomma, che Ma cosa hai fatto oggi. diciamo, in realtà è una giornata normalissima, nel senso che sono stato a casa, stiamo preparando un concerto per la Francia, quindi partiremo a breve, e quindi mi sto dedicando a questa cosa. Speriamo, insomma, di aprirci a tante persone in questo momento. Bene. Senti, adesso ti faccio una domanda che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti. Volevo sapere se tu sei una persona scaramantica e se c'è qualche rito in particolare che fai magari prima di esibirti, prima di un concerto. Sì, sono in effetti scaramantico, nel senso che insomma, ho delle piccole manie, tipo quando vado a letto devo spegnere assolutamente il puntino rosso della televisione, per esempio. Prima di suonare invece faccio una Beh, cosa. No, risparmio energetico, comunque non questa per quello. scaramanzia positiva, quindi. Infatti, sì, si ricollega. Spesso prima di suonare ascolto la prima parte del Requiem di Mozart. Perché lo ascoltai una volta prima di andare in Olanda, il concerto fu bellissimo. Allora Bene. dissi, speriamo che porta Aiuta bene. una sorta di training Sì, sì, autogeno, sì, sì, sì. Ma magari. E che cosa fai dopo un concerto? dopo un concerto è un momento bello perché, insomma, c'è il riscontro con la gente. La cosa che, ovviamente, a parte i complimenti che fanno piacere a tutti, però la cosa che è interessante è ascoltare proprio i pareri di tutti i tipi, quindi insomma vedere proprio magari i brani che sono piaciuti di più, i brani che sono piaciuti di meno, chiedere le impressioni, questa cosa mi interessa molto.